Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di lei, la Wheelock Fingerprint Touch 41 Mini, una serratura digitale che ci permette di aprire e chiudere le porte tramite impronta digitale, tramite delle piccole schedine o tramite il nostro smartphone. Ma prima di andarla a vedere da vicino, di spiegarvi le sue caratteristiche e come è fatta, come funziona e poi provare ad installarla sulla mia porta per farvi vedere come è semplice andare appunto a rimuovere quella che abbiamo classica con la chiave e andare ad installare lei, prima di fare tutto questo guardiamo cosa c'è all'interno della confezione. Nella confezione troviamo manuali di istruzioni in varie lingue, tra cui anche l'italiano. Poi abbiamo una piccola scatoletta con il set di viti di ricambio e gli accessori per andare a smontare e montare la nuova serratura. Tre schede per andare a sbloccare la serratura quando non vogliamo utilizzare l'impronta digitale o lo smartphone. Ed infine troviamo lei, la Wheelock Fingerprint Touch 41 Mini. Ecco qua, un prodotto che veramente mi ha impressionato per quanto funziona bene e per come va a sostituire in maniera pazzesca la classica serratura a chiave. Ovviamente è un dispositivo che va utilizzato in determinate situazioni, non si può utilizzare in qualsiasi porta della casa perché comunque ha un costo abbastanza importante, ma di questo parleremo tra poco. Ma è sicuramente un prodotto che è messo su determinate porte di casa o in uffici, io lo vedo bene nelle porte d'ufficio o comunque in determinate situazioni, è un prodotto davvero fantastico. Perché è un prodotto che ci permette di avere sicurezza dal punto di vista della gestione appunto dell'apertura e della chiusura della porta, ci permette di tenere monitorato quando la porta viene aperta, quindi sapere sempre quando è stata aperta quella porta, e soprattutto la possibilità di sbloccare la serratura sia con l'impronta digitale del nostro pollice per esempio, o utilizzando le piccole schede in dotazione, che ne abbiamo tre in dotazione, o utilizzando lo smartphone. Queste sono le tre possibilità di sblocco della serratura, ognuna indipendente dall'altra, quindi non è che si utilizza o una o l'altra, possiamo usare tutte e tre le modalità di sblocco. È possibile andare ad associare fino a 100 impronte digitali e 20 carte per di sblocco appunto per questa serratura. Questa, come avete capito dal nome quando ve l'ho presentata all'inizio, è la versione mini. Mini cosa vuol dire? Che ci sono due versioni di questa serratura. La versione mini, che è questa, che va a cambiare appunto quello che è la distanza e lo spessore per la nostra porta. Questa riesce a supportare porte che vanno da 3 cm fino a 7 cm, mentre c'è la versione sempre Touch 41, non versione mini, che supporta porte che vanno da 5 cm a 10 cm. Quindi in base allo spessore della vostra porta deciderete se acquistare la versione mini, cioè questa, o la versione classica per porte un po' più importanti. E una differenza principale che c'è fra le due versioni, appunto a parte questo discorso dello spessore della porta, è il prezzo. Ma poi del prezzo, come vi ho detto, parleremo dopo. Allora, lei è facilissima da installare, come vedremo tra poco, ve lo faccio proprio vedere live come andare ad installarla, come sostituire la vecchia serratura con la chiave, ma quello che volevo farvi vedere adesso sono anche le sue caratteristiche principali. Qua abbiamo un piccolo display OLED che ci dà alcune informazioni principali, qua abbiamo il lettore di impronte digitali e qua abbiamo il tasto di accensione e di comando di quello che è il display. Poi qua nella parte posteriore vanno inserite le batterie, sono tre batterie AAA non incluse in confezione, tanto si mettono tre batterie classiche che vi daranno una durata di circa 8-10 mesi facendo delle aperture di 10 volte al giorno, quindi capite che le batterie durano davvero tanto. E nel caso dobbiate andare a sbloccare la serratura ma le batterie sono finite, anche se comunque nello smartphone vi arriverà la notifica che le batterie si stanno esaurendo, qua dietro abbiamo una piccola presa micro USB. Andando ad aprire questo sportellino qua dietro, vedete che abbiamo una piccola presa micro USB che ci permette, andando a collegare un power bank, di andare
andare a sbloccare la serratura per poi andare a cambiare le batterie. Ma comunque, come vi ho detto, quando le batterie si stanno esaurendo vi arriva la notifica nello smartphone. E poi lei rimane comunque una serratura IP65, quindi ha anche un grado di resistenza all'umidità, all'acqua, quindi può essere montata anche in un portoncino esterno. Quindi questa serratura rimane sicuramente un prodotto dalle molteplici possibilità di utilizzo. Allora, quello che volevo farvi vedere adesso è la configurazione iniziale. La prima cosa che vi consiglio di fare, ovviamente, è andare ad inserire tre batterie AAA. Per fare questo è semplice, basta andare a allentare il piccolo grano che abbiamo qua lateralmente, rimuovere il coperchio posteriore, poi andiamo a rimuovere la vite posteriore. Una volta fatto questo, vedete che abbiamo qua le tre batterie. Una volta inserite le tre batterie, andiamo a richiudere lo sportellino, andiamo ad avvitare la vite posteriore, chiudiamo lo sportellino in gomma, andiamo a reinserire la placca che va a sigillare il tutto. Ed ecco qua che abbiamo la serratura pronta. Andando a cliccare il tasto qua dietro all'impronta digitale, andremo ad accendere il piccolo display. Ovviamente adesso voi non riuscite a leggerlo perché è veramente piccolo questo display, però è un display che vi dà alcune informazioni, ma poi tutto lo possiamo fare tranquillamente dall'applicazione dello smartphone, che ovviamente è molto più semplice da utilizzare e con un campo visivo maggiore rispetto a questo piccolo display. Questo, diciamo, è solo un aiuto, ma vi consiglio altamente di utilizzare l'applicazione. Per prima cosa va impostata l'impronta digitale dell'amministratore, cioè quello che amministrerà il tutto, quello che deciderà cosa cambiare nelle impostazioni, quello che potrà fare determinate cose, mentre gli altri potranno solo andare ad aprire e chiudere la serratura, ma non potranno fare nient'altro a livello di impostazioni. Per impostare l'impronta amministratore è semplicissimo, basterà andare ad accendere la nostra serratura finché uscirà la scritta che ci dice di appoggiare il pollice, quindi andremo ad appoggiarlo e muoverlo un pochino finché verrà accettato. A questo punto abbiamo associato il nostro pollice, la nostra impronta digitale alla serratura e saremo gli amministratori. Una volta fatto questo, vi consiglio di andare a scaricare l'applicazione che si chiama WeLock ed è disponibile sia per iOS che per Android. Una volta aperta l'applicazione, ovviamente dovete registrarvi con la vostra username e password. Una volta registrate, potrete andare ad associare i vari dispositivi WeLock, perché potremmo avere più serrature disponibili. Per andare ad associare il dispositivo è semplicissimo, basterà cliccare il tasto più qua in alto, aggiungiamo WeLock. Quindi a questo punto ci chiederà di scannerizzare il QR code. Quale QR code? Il QR code che abbiamo qua dietro, perché andrà a riconoscere che tipo di serratura è. Quindi in automatico ci dirà che è stata ovviamente associata questa serratura, ma va associato proprio lei. Oltre il modello, che è quello del QR code, va associato proprio il prodotto singolo, cioè l'ID di questo prodotto. Per associare l'ID è semplicissimo, perché una volta che avremo scannerizzato il QR code ci dirà di inserire il codice ID univoco che abbiamo qua sulla serratura inciso dentro. Una volta che andremo ad inserire questo codice ID, l'applicazione sarà associata alla serratura, ma alla serratura univoca, cioè quella con questo codice ID. Una volta fatto questo, abbiamo associato i due dispositivi. Ovviamente questo passaggio non posso farvelo vedere perché io l'ho già fatto, ma è proprio semplicissimo. Associate il QR code che riconosce il tipo di serratura e poi inserite il codice univoco ID per andare a associare proprio la serratura che avete fra le mani. Fatto questo, vedete che avete il dispositivo qua disponibile per le varie impostazioni. Andando a cliccarci sopra, lei si connette, o meglio lo smartphone si connette alla serratura tramite Bluetooth, quindi una connessione in cui bisogna essere vicini alla serratura, quindi nel raggio di 5-10 metri massimo. E qua abbiamo le varie impostazioni. Possiamo andare a gestire tutto quello che è appunto le impostazioni di questa serratura smart. Qua a sinistra abbiamo cronologia sblocco, cioè lei andrà a farci vedere tutte le volte che è stata sbloccata la serratura con i vari orari, per sapere quando qualcuno ha avuto modo di andare ad aprire questa serratura. Perfetto, vedete che ci sono tutte le aperture con la data
e l'orario. Poi qua possiamo gestire le persone che potranno avere accesso o meno alla serratura. Qua possiamo gestire la password, il PIN e Bluetooth. Qua possiamo andare ad aggiungere carta. Cosa vuol dire? Che possiamo andare ad aggiungere queste piccole carte che ci permettono di andare, una volta appoggiate sopra all'impronta digitale, di andare a sbloccare la serratura anche senza che utilizziamo l'impronta digitale, soprattutto se dobbiamo darla magari a qualcuno in maniera provvisoria per accedere a qualche porta dell'ufficio, a qualche dipendente dell'ufficio o a qualche collega dell'ufficio o a casa, a qualche familiare vogliamo dare questa anziché l'impronta. Cioè qualsiasi situazione può essere utilizzato questa piccola carta. Per andare ad associarla è semplice, vado a cliccare in qualsiasi momento, vado a fare ok e vado a leggere quello che è il QR code posteriore della carta. Vedete, connessione effettuata, carta aggiunta con successo. Quindi a questo punto la carta è stata aggiunta ed associata a questa serratura. Abbiamo ancora alcune funzioni, elimina carta, che ci permette di eliminare appunto le carte associate. Poi abbiamo cancella impronte, che ci permette di cancellare le impronte associate. Poi abbiamo sincronizza ora e data. Cosa vuol dire? Che la serratura in questo piccolo display OLED ha sempre la data e l'ora, e ovviamente andando a fare sincronizza andrà a prendere la data e l'ora dello smartphone. E poi abbiamo l'impostazione di ripristino delle impostazioni, mentre qua in basso abbiamo un lucchetto. Cos'è questo lucchetto? È il lucchetto che ci permette, andandolo a cliccare, di andare a sbloccare la serratura con lo smartphone. Come abbiamo detto, si connette Bluetooth al dispositivo, quindi potremo sbloccarla ovviamente se siamo nel raggio di 5 metri, massimo 10, però ovviamente a noi che ci interessa è quando dobbiamo entrare, quindi la porta è ovviamente davanti a noi. Se io vado a cliccarci sopra, vedete, connessione effettuata, ha suonato la serratura perché è stata sbloccata. Vedete che il lucchetto si è aperto, adesso dopo qualche secondo si richiuderà in automatico. Stessa cosa succede con l'impronta o con la carta, che dopo qualche secondo che è stata sbloccata in automatico si va a ribloccare, quindi la serratura non sarà più disponibile per l'apertura se non fino a quando riappoggeremo l'impronta, la carta o lo smartphone. Quindi queste sono tutte le impostazioni disponibili. Adesso, una volta fatto questo, però bisogna andare ad installarla, perché quello che conta è l'installazione poi nella porta in cui dovremo utilizzarla, ed è davvero semplice, anche per chi non ha mai smontato una serratura nella sua vita. Ragazzi, è di una semplicità esagerata. Quindi a questo punto possiamo andare ad installarla e provarla. Andiamo. Ed eccoci qua, pronti a sostituire la mia serratura della porta d'ingresso. Allora, per chi non avesse mai sostituito una serratura o che non avesse mai visto come funziona lo smontaggio di una serratura, basta andare a rimuovere questa vite centrale che va a sbloccare quello che è tutto il blocco della che va a sbloccare tutto il blocco serratura. Quindi andiamo a rimuovere la vite principale. Ok, a questo punto basterà andare a far scorrere o da una parte o dall'altra il blocco dei cilindri. Una volta rimosso, basterà andare ad inserire quello nuovo, in questo caso il WeLock Touch 41 Mini. Rimuoviamo la parte della manopola che va tenuta all'interno. Spostiamo verso il basso, ok, da formare tutto un pezzo unico, e andiamo ad inserirlo. Perfetto. Vedete che in un attimo abbiamo già inserito la nuova serratura. A questo punto dovremo solo andare a mettere la parte, quella interna, cioè il pomello di blocco e sblocco della serratura. Qua abbiamo i fori, perché ci sono le varie misure, appunto essendo una serratura che va su più porte. Questa porta è di 4,5 cm, questa serratura è adatta per porte da 3 cm fino a 7 cm, perché è la versione mini. La versione, quella classica non mini, farà da 5 cm di porta fino a 10 cm, quindi porte molto importanti. Quindi andiamo a mettere il nostro pomello, lo fermiamo nel buco in base allo spessore della nostra porta. Poi basterà andare a rimettere la vite centrale, quella che abbiamo smontato all'inizio. Bisogna cercare il foro.
Perfetto. Avete visto come è stato veloce e indolore. Vado a rimontare la decorazione finale, che è quella che avevo appeso anche alla mia serratura precedente. Ok, direi che il lavoro è venuto perfetto. A questo punto è arrivato il momento di provare quello che è la sua funzionalità, cioè lo sblocco con impronta digitale, schedine di sblocco o smartphone, le tre possibilità che abbiamo disponibili. Iniziamo con la prima, con l'impronta digitale che avevamo già configurato all'inizio del video. Come vedete, la serratura funziona in questa maniera, così è completamente aperta. Se io vado adesso a chiudere la serratura come se chiudessi la porta di casa, girando la manopola esterna, vedete che la serratura non si muove, quindi gira a vuoto. Ma se io vado a sbloccare la serratura, bisogna andare ad accenderla cliccando il piccolo tasto, perché comunque lei va in una sorta di ibernazione per consumare poco la batteria, quindi non è sempre accesa, dovremmo andare ad accenderla, o meglio riattivarla dall'ibernazione, andare ad appoggiare l'impronta. Avete sentito un clock? Adesso a questo punto vedete che la serratura ha funzionato. Dopo qualche secondo lei si sblocca, ha suonato, a questo punto girerà ancora a vuoto, a meno che vada ancora a fargli leggere l'impronta. Ok, e vedete che a questo punto posso andare a chiudere la porta anche dall'esterno o ad aprirla. Comunque dopo qualche secondo lei si sblocca. Stessa cosa sta per succedere adesso. Ha suonato, si è disconnessa da quello che è la serratura, quindi a questo punto girerà a vuoto, ma ovviamente dall'interno posso andare a aprire e chiudere. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi all'inizio è che per entrare nel menu delle impostazioni della serratura, cioè nel menu che abbiamo nel piccolo display, quindi nelle configurazioni che possiamo fare da qua, quindi associare più impronte digitali dopo quell'amministratore che abbiamo associato noi, basterà tenere premuto questo tasto. Ci esce la scritta tenere premuto ancora 5 secondi ed ecco qua che siamo entrati nel menu. Autentichiamo la serratura con l'impronta digitale del quello che è l'amministratore e a questo punto possiamo entrare nel menu e andare ad associare altre impronte digitali che ovviamente non saranno più amministratore ma saranno solo utenti. Mentre per queste piccole schedine lo possiamo fare sia da qua che come invece abbiamo visto all'inizio in maniera secondo me più semplice, perché comunque si fa su un campo visivo maggiore che è il display dello smartphone, con lo smartphone leggendo il QR code della piccola schedina. Bisogna sempre andare a accendere la serratura che come abbiamo detto va in uno stato di pausa, andare a appoggiare. E vedete che la serratura ha fatto click, quindi a questo punto vedete che funziona tranquillamente. Adesso si andrà a disconnettere e vedete che gira a vuoto. Se io vado a chiudere dall'interno, quindi la porta sarebbe chiusa, vado ad accendere la serratura, quando ci dice di leggere, ok. Adesso vedete come anche queste schedine funzionano in maniera impeccabile. L'ultima prova che dobbiamo fare adesso è con lo smartphone. Come abbiamo detto, lo smartphone funziona Bluetooth, a meno che si vada ad acquistare un accessorio separato, un gateway che gli permette di avere una connessione anche fuori da quello che è la nostra abitazione, dove si andrà a collegare al wifi domestico, quindi potremo andare a interagire con la serratura anche da fuori. Se proprio qualcuno dovesse avere questa necessità, si ha anche questa possibilità, perché altrimenti lo smartphone comunicherà con la serratura tramite Bluetooth. Adesso la serratura, vedete, non funziona perché comunque non ha avuto nessun consenso di sblocco e blocco, né impronta né schedina, ma potremmo farla con lo smartphone andando a cliccare il tasto qua sotto con il lucchetto. Lei si connette a questo punto, ok, unlock, e vedete, ok, stessa cosa, dopo qualche secondo si andrà a richiudere da solo il lucchetto, vedete, e la manopola, o meglio la serratura, gira a vuoto. Quindi ragazzi, avete visto che semplicità di utilizzo e di montaggio che abbiamo con questa serratura smart
Touch 41 mini della WeLock. Di questa serratura trovate il link qua sotto in descrizione con anche i coupon sconto. Allora, questa serratura ha un prezzo abbastanza importante, nella versione mini con il coupon sconto arriviamo circa a 200 euro, nella versione mini, quindi per porte da 3 cm fino a 7 cm, mentre nella versione classica non mini, che ha le stesse identiche funzioni ma è per porte con spessore maggiore, che vanno da 5 cm a 10 cm di spessore di porta, il prezzo è intorno ai 150 euro. Non so come mai questa differenza di prezzo tra la versione mini e la versione classica, quindi la versione mini costa 50 euro in più rispetto alla versione classica con porte con spessori maggiori. Quindi, come vi ho detto, qua sotto trovate il link per andare a vedere anche le informazioni che magari non vi ho detto, se qua c'è qualcosa che volete sapere che magari non vi ho detto, altrimenti chiedetemi qua sotto nei commenti. Spero che questo mio video sia stato utile, l'abbiate trovato interessante, vi sia piaciuto. Spero che di essere stato chiaro su come funzionano queste serrature smart, di come sia semplice andare a sostituire una vecchia serratura come questa classica con una, diciamo, di nuova tecnologia con funzioni avanzate che ci permette di avere sotto controllo gli ingressi sia come orario che come uscita, soprattutto magari in ufficio per sapere quando uno entra, quando uno esce. È sicuramente un qualcosa in più anche da questo punto di vista. E quindi, se tutto questo mio video l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto novità, spoiler anche dei prodotti, di lei erano arrivati degli spoiler. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia, anche di questa serratura smart della WeLock. I coupon sconto li troverete sicuramente anche lì, ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video!